siamo nella stazione ferroviaria di Sulmona. Perché siamo qui? Perché il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, recentemente, anzi qualche giorno fa, ha parlato delle infrastrutture come modo per riprendere l'economia del paese. Ma fra le infrastrutture ha parlato anche di questa linea, della Roma-Pescara, che dovrà essere velocizzata. Ha detto esattamente: non è possibile che oggi come oggi si passi 4 ore sopra il treno per andare da Roma a Pescara. E allora, con me, il dottor Franco Iezzi, come giudica lei questa affermazione del Presidente del Consiglio? Già ci sono state molte discussioni qui nel nostro territorio. Lei che cosa ne pensa? Beh, io sono sicuramente contento di aver sentito dire che la Pescara Roma merita una particolare attenzione e che deve essere assolutamente incluse fra le opere infrastrutturali che il governo si accinge per rilanciare l'economia del paese dopo le note vicende. Quindi con molto favore. Poi io devo credere, Conte è il Presidente del Consiglio dei Ministri e se dice una cosa io sono obbligato a crederci che questo sia nel suo intento. Io ho chiamato lei, ho pregato di venire qui per un motivo molto semplice, perché lei ha organizzato un convegno molto partecipato. A questo convegno c'erano persone importanti, competenti, tra cui anche il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, il quale ricordo che alla fine del suo intervento ha detto esattamente: vogliamo fare il percorso Roma-Pescara in 2 ore. Nel corso del convegno l'ingegner Maurizio Gentile, che è l'amministratore delegato di Rete Ferrovia d'Italia, è stato di una concretezza e di una correttezza unica. Ci ha detto alcune cose precise che io mi limito a ripetere. Primo, quella tratta ferroviaria può disporre di un finanziamento di 1.400.000.000 circa. Secondo, questi soldi verranno spesi prevalentemente subito per migliorare la tratta Pescara-Sulmona e la tratta Avezzano-Roma. Il resto, che richiede un finanziamento notevole, importante per superare la catena montuosa degli Appennini, è cosa da vedere nel futuro e bisogna ricercare finanziamenti. Intanto si faranno queste opere. I tempi previsti sono circa 7 anni, se tutto va bene. Il resto, l'intera linea, cosiddetta la velocizzazione di questa linea, con il superamento della barriera montuosa, è tutto da vedere nei prossimi anni. Io stimo, senza pessimismo, ma anzi credo con una buona dose di ottimismo, che prima di 20 anni, con questo tipo di programma, non avremmo potuto realizzare quello che è nei desideri di tutti. Però questo è meglio di niente e comunque bisognava cominciare. Una novità vera, quella importante, è che Conte ha parlato di alta velocità, cioè lui con un colpo solo ha di fatto annullato il programma che qui era stato annunciato da Gentile e soprattutto ha smantellato il risultato dell'incontro che c'è stato a Roma qualche settimana dopo fra il ministro, il presidente della regione Abruzzo, il presidente della regione Lazio e lo stesso Maurizio Gentile. Rete Ferroviaria Italia ci è venuto a dire: guardate che per fare un collegamento serio, velocissimo, alta velocità ci vogliono un sacco di soldi che non ci sono. Allora cercheremo di migliorare questa strada velocizzandola. Conte ha detto un'altra cosa, ha detto: facciamo l'alta velocità. E io devo ritenere che il Presidente del Consiglio dei Ministri, se parla, sa cosa dice. Quindi sa che per fare l'alta velocità occorrono molti miliardi per questa cosa. Puoi immaginare che cosa significa questo per l'Abruzzo. Se si potesse portare in porto questo progetto dell'alta velocità, significa che a Roma non è che ci arriviamo con 2 ore, ci arriviamo con meno di un'ora, perché i treni dell'alta velocità corrono, basta fare un conto, corrono ad alcune centinaia di chilometri l'ora. Questa è una tratta di 240 km l'ora, quindi puoi immaginare che teoricamente in mezz'ora si vada a Pescara a Roma con questo ritmo. Allora la domanda è: ciò che ha detto Conti è meditato,
è voluto, o è una considerazione magari nel linguaggio, nella fega, per aver usato questo termine. E allora ha fatto bene Marsigli, bisogna dargli atto, che ha detto che lo, ha chiesto di incontrarlo per verificare la reale portata di questa cosa. Allora, per concludere, lei è ottimista? Io lo sono per natura e quindi sono ottimista anche per questo, perché devo credere, lo ripeto, che se il Presidente del Consiglio dei Ministri ha parlato di alta velocità, evidentemente ha le ragioni per farlo in questo mega progetto italiano, di questi finanziamenti che dovranno arrivare. Tenete presente che qualora fosse comprovato il desiderio del nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, oggi si può benissimo ricorrere a certe forme di collegamento molto, molto nuove. C'è per esempio la Hyperloop. La Hyperloop è oramai sta prendendo piede ovunque, è una società che è dotata di un treno che va a 1200 km l'ora. Hanno proposto di fare la Torino-Milano, che si coprirebbero in 6 minuti. A Dubai adesso stanno finendo dei lavori e quindi a quelli bisogna guardare. Ma soprattutto pochi sanno, perché ho visto che la notizia non è circolata, che è del giorno 5, quindi di ieri, che la Alstom, che è una grossa società che fabbrica treni, ha fatto un accordo con la Snam per produrre un treno che utilizzi l'idrogeno per i propri movimenti. Quindi è un mondo che si sta muovendo moltissimo in questo senso, nel senso della velocità vera. Ora il problema, per chiudere sempre quello che diciamo alla fine, stiamo parlando di velocizzazione, cioè lavori un pezzettino qui, un pezzettino lì, adesso facciamo qualcosa, poi faremo altro. Ci dobbiamo rassegnare a questo genere di cose perché non ci sono soldi? Bene, dicevo, meglio di niente. Oppure, ecco perché sono ottimista, oppure Conte sa quello che ha detto, lo ha detto con coscienza, ed evidentemente allora bisognerà pensare a qualcosa di diverso, che sarà la rivoluzione, il benessere forte dell'Abruzzo.